Eccoci qua, cari amici. Il recupero qua di questa, non so se è un lumbaghi o una via di mezzo, un ricavato, eccetera, eccetera. Gli è calanguitato preso un terra. Ecco qua, Prova, prendi. Eccoci qua, ragazzi appassionati di auto storiche. Cazzo, se entra io, la farò mantenere. Ma date lungo, lei è imposante, eh? Non mi date lungo. Però mi dà il forse, che fai anima, no? Mi dà un po' fasso. Fasso da davanti a te. Ma già, ma lei qua arriva, su, su, no? Ecco qua, vediamo un po' questa... Certo da Santale, ecco qua. Certo, sasso. Andiamo a vedere un po' qua questo, questa specie di sedumbaghi, non lo so. Ecco qua. Cos'è un dumbaghi questo? Non so di che marca, però. È una specie così. Sì, però te lo chiamo assassino, eh? Questo, che modello è, Marco? Questo non lo sai per te. Non lo so, non so se è una Puma o una Mirage. Forse c'è sul camion. Dietro c'è sotto Maxi. È un dumbaghi, però era un dumbaghi. Eccoci qua, cari amici, andiamo a vedere un po' qua il recupero. Ecco qua della macchina di domenica. Ragazzi, vediamo un po' la diretta qua. La famiglia Adam. Sì. Duma? Eccoci qua. Attenzione. Passionati di auto storiche. Guardate un po', ragazzi. Il recupero. Il recupero di questa. Mi raccomando, se va giù ammortizzi il collo giù. Tacolo, ragazzi. Vieni. Eccoci qua, cari amici appassionati di auto storiche. Andiamo a vedere il recupero di questa specie di dumbaghi. Guardate un po', ragazzi, appassionati di auto storiche. Ecco qua, ragazzi, il recupero pazzesco. Drisa ancora. Queste auto storiche che erano qua in questo garage, che dormivano da un po' di anni. Insomma, la persona che gestiva queste auto è venuta a mancare e adesso spostano le auto da un'altra parte, poi si vedrà se ci sarà qualche interessato. Ecco. Questo ci hanno detto che è un dumbaghi o una cosa del genere, ecco, poi lasceremo la parola agli esperti, eccetera, eccetera. Guardate un po'. Sarà più male? Basta, no, è passata. Di là. Qua, ragazzi, immagino che nel tempo non ci torneranno più dietro. Ringrazio Luca che mi ha dato questa dritta. Per aver goduto questa specie di momento, di emozione, di recupero di queste auto. Eccoci qua, amici appassionati di auto storiche. Guardate un po' qua che squadriglia. Abbiamo Marco. Ora è stata. E adesso verrà caricata sul pianale di un autocarro. Eccoci qua, questo non è un dumbaghi, qualcuno ha detto, potrebbe essere un derivato, non lo so qua. Mica c'è una targhetta che è scritto Maxi. Faccio vedere un po' qua il tutto. Tracce di uccelli che ci sono. La statuetta. Che se ne ancora un attimino di abbellimento. Cada pulmino una roba nuova, la mia macchia. Carrello qua. Noi l'abbiamo beccato a Marene. Ecco qua. Il volante è Volkswagen, per cui è un dumbaghi questo. Mi sarò preso qua. Ma sì, dai, boh. Vabbè, dai, ragazzi, qua parola chiaramente agli amici esperti. Proviamo un dumbaghi, visto il volante con
visto il volante che c'è su Volkswagen. Caro Max, tutta tua questa. Ci provo. Ecco qua ragazzi, appassionati di auto storiche. Vediamo un po' il tutto qua. Stiamo aspettando Luca. Insomma, abbiamo spostato diverse auto questa mattina. Cioè, io non ho fatto niente, ho fatto solo così un po', cioè ho messo la parte dei ricordi, ecco. È stato veramente eccezionale venire qua in questa zona. Ringrazio Luca, perché quando martedì mi ha detto che c'era lo spostamento di queste auto, ho detto ma da Cuneo lontano, 450 km, insomma. Poi mi sono detto ma cazzo, spostano tutte queste auto? Capita tutti i giorni o sempre. Vai Marvin, fregatene a parte, prendi la macchina. Luca il contadino di Rovereto, non ci sei? Devi lavorare con lo scavatore. Va bene, Marvin va lo stesso. Ecco qua. E con questo, cari amici, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Spettacolo. Io Marvin Tullo, sempre. Ciao a tutti. Ne ho.